Il settore agricolo è da sempre un pilastro dell'economia italiana. A tal proposito, la legge di bilancio 2023 ha ben pensato di istituire nuove misure a favore del ricambio generazionale in agricoltura. Vediamo nel dettaglio tutte le novità. Radio UCI Focus. Ciao amici di Radio UCI, sono Giulia e in questo Focus Agricoltura torniamo a parlare della nuova legge di bilancio, in particolare dei provvedimenti indirizzati agli agricoltori under 40. Dal 2023 e per un massimo di 24 mesi è previsto l'esonero contributivo per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali con età inferiore a 40 anni che entreranno in carica per la prima volta nel mondo dell'agricoltura. A seguire, la legge di bilancio ha esteso l'agevolazione per l'acquisto di terreni agricoli a tutti i soggetti under 40. Per poterne beneficiare bisognerà dichiarare nell'atto di trasferimento e entro i 24 mesi successivi la volontà di volersi iscrivere alla gestione INPS per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali. In tal caso l'imposta catastale avrà un'aliquota dell'1%, mentre le imposte di registro e ipotecaria avranno una misura fissa. In ultimo è stata confermata l'esenzione IRPEF con riferimento all'anno d'imposta 2023 per i redditi agrari e domenicali, ovvero l'entrata netta che proviene da terreni situati nel territorio statale e iscritti al catasto. Questa misura potrà essere applicata anche ai familiari coadiuvanti del coltivatore che si occupano attivamente dell'impresa agricola e ai soci delle società semplici regolarmente iscritti nella gestione previdenziale agricola. Mentre non sono inclusi i soci di società agricole con denominazione SNC, SAS, SRL, che hanno scelto una tassazione di tipo catastale. E per ora è tutto, al prossimo Focus. Radio UCI Focus.